Torna la vittoria il Francavilla che batte 2-1 il Castelfidardo in una gara più complicata di quello che sulla carta si poteva immaginare. Racchini ritrova il capitano Palumbo e Banegas che però vanno inizialmente in panchina, mentre in campo fanno il loro esordio dal primo minuto Natale in porta e Mbuppi in difesa, con Montagnoli, Dos Santos e Mancini a formare il tridente d'attacco. La prima frazione è soporifera ed i pochi presenti a Valle Anzuca si destano soltanto intorno alla mezz'ora. Nel giro di 2 minuti il Castelfidardo infatti va vicino al vantaggio, ma al 26esimo Natale vola prima ad evitare l'autogol di Bosco e poi Calabrese da 2 passi coglie incredibilmente il palo. Dos Santos qualche istante dopo prova a suonare la sveglia, ma Mercorelli non si fa sorprendere. Si fa sorprendere invece Mbup, quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo per il Francavilla si fa soffiare il pallone da Dercole. L'esterno si invola verso la porta, ma Natali in uscita è bravo a chiudergli lo specchio. Il Francavilla sembra avere l'atteggiamento di chi sa di giocare contro l'ultima della classe e l'unica occasione degna di nota del primo tempo è in un calcio di punizione battuto da Dos Santos, che sfiora l'incrocio dei pali prima di rientrare negli spogliatoi. La squadra di Racchini inizia ancora a scarica nella ripresa. Al 4° minuto Milizia e Mbup non si intendono. Il Castelfidardo riparte e Calabrese fa partire un tiro di poco alto. Un minuto più tardi Montagnoli pesca da calcio d'angolo Nazzari, che gira di testa verso la porta, con Mercorelli però che allontana in qualche modo, mentre dagli spalti si grida il gol. Racchini cambia, torna Banegas in campo al posto di Dipinto e fa il suo ingresso anche Samuel Di Renzo al posto di Mbuppi. Al 20° Mercorelli si supera su un colpo di testa di Milizia con il successivo tentativo che finisce fuori. Il Castelfidardo è ancora pericoloso 4 minuti più tardi, quando Dercole col mancino non trova di poco la porta. E Milizia, raccogliendo un pallone battuto dalle retrovie, a sfiorare poco dopo di testa il vantaggio giallorosso prima della mezz'ora. Qualche istante dopo, a distanza di quasi 2 mesi, Palumbo torna finalmente in campo al posto dell'ex Montagnoli e si mette alle spalle l'infortunio. Il gol del Francavilla però passa tra i piedi dell'altro rientrante Banegas, che batte il calcio d'angolo catturato in aria da Dos Santos, che approfitta dell'immobilismo marchigiano per portare avanti i giallorossi. Il Castelfidardo esce praticamente dalla gara e nel recupero ancora Banegas trova Dos Santos, che con una bella girata in aria firma il raddoppio. Prima della fine Semiao approfitta di un fraintendimento in difesa per la rete inutile degli ospiti. Una vittoria che dunque riporta il Francavilla in zona playoff, mentre la formazione di Vadacchia è sempre più fanalino di coda. Nel primo tempo comunque Castelfidardo ci ha messo in grosse difficoltà, si difendevano molto bene, ci sono ripartiti qualche volta, il mio portiere ha fatto un paio di interventi importanti. Noi non è che siamo stati a guardare, però sinceramente non è stato il solito Francavilla nel primo tempo. Abbiamo giocato sotto ritmo e quindi siamo andati in difficoltà. Poi nel secondo tempo qualcosina di più abbiamo fatto, ma parlo degli ultimi 25-30 minuti, si vedeva una squadra che voleva vincere. E abbiamo fatto gol, abbiamo raddoppiato e poi abbiamo tempo scaduto, abbiamo preso il gol. Però Natale un bel portierino 2001 che deve crescere, però veramente ha delle grosse qualità, si sta allenando bene, oggi ha fatto un paio di interventi importanti, ha dato sicurezza e quindi a me fa piacere. Nel primo tempo abbiamo fatto male, sotto ritmo, sinceramente un po' deluso, però diciamo che nell'intervallo abbiamo parlato, non poteva essere quello di Francavilla, in quel modo facevamo fatica secondo me a vincerla. I ragazzi hanno capito che si poteva fare meglio e negli ultimi 30 minuti hanno secondo me espresso anche un buon calcio e vinto. C'è ancora quella gara da recuperare, famosa ormai, contro il Campobasso, però la zona playoff è lì. Sì, attendiamo, vediamo che cosa decidono, perché c'è il contro ricorso del Campobasso, però ripeto, adesso pensiamo a questa vittoria importante, sofferta, e guardiamo avanti sempre con fiducia. Sì, il primo tempo molto meglio noi, abbiamo creato 3-4 palle gol per far gol, non ci siamo riusciti. Nel secondo secondo me siamo partiti anche bene, loro sì, sono cresciuti, però secondo me abbiamo avuto parecchie situazioni per farli male, non siamo stati capaci, poi dopo su una palla inattiva abbiamo preso gol e poi da lì è finita la partita. Noi dobbiamo giocare sempre per vincere, non abbiamo nessun
Il nostro obiettivo è quello di giocare ogni partita per vincere e cercare di avvicinarci quanto prima. Oggi i ragazzi secondo me meritavano la vittoria, perché disputare un primo tempo e creare tantissimo a Francavilla non era facile, una squadra che ha 9 punti dai play-out, è una squadra ancora viva. Io ci credo, i ragazzi devono crederci, e domenica ci abbiamo il Sant'Arcangelo, dobbiamo cercare di vincere per cercare di avvicinarci quanto prima.